Il Colle dell'Agnello è una delle salite più alte d'Europa. È 2744 metri. In Italia solo lo Stelvio è più alto. Si tratta di un'ascesa durissima, lunghissima. Quando si parte da Casteldelfino, il dislivello è circa 1500 metri, la lunghezza 22 km. La pendenza media è del 6,5%, ma è fuorviante, perché sono gli ultimi 10 km più duri. Pendenza costantemente dal 9 al 10%. Non c'è un metro dove si può respirare. Scoperta dal grande ciclismo solamente in tempi recenti, non possiede la celebrità di altre salite, ma non sfigura di certo, almeno per la durezza. Il valico del Colle dell'Agnello, nelle Alpi Cozie, segna il confine fra l'Italia e la Francia, collegando la zona del Monviso, in Piemonte, con la regione del Queyras, in terra francese. L'ascesa al Colle dell'Agnello, nel nostro caso, inizia da Casteldelfino, Cuneo, nella Valle Varaita, che prende il nome da un antico castello del XIV secolo, di cui rimangono oggi solo i ruderi. In alternativa, la salita può essere intrapresa da Sampeire, quota 971, centro principale della valle, allungando di poco l'itinerario con un riscaldamento di 11 km. La salita avviene al cospetto di cime imponenti, tra cui spicca la Mole del Monviso, 3841 metri. Il versante affrontato è quello in territorio italiano. Casteldelfino è raggiungibile da Cuneo con la SP589 fino a Costigliole Saluzzo e poi con la SP8 che risale la Valle Varaita. Da Torino bisogna prendere invece la A6 fino all'uscita di Marene e quindi la SP662 in direzione di Saluzzo, da cui si procede poi verso la Valle Varaita. L'ascesa dal versante francese si intraprende da Guillestre, una risalita decisamente più lunga, 42 km, con una pendenza media di poco superiore al 4%. Anche qui la salita risulta divisa nettamente in due tronconi, con le difficoltà concentrate nella seconda parte. Ancora una volta riepiloghiamo le caratteristiche dei due versanti. Da Guillestre misura 42 km il passo, il dislivello è di 1736 metri e la pendenza media del 4%, ma noi l'affronteremo da Casteldelfino, il tratto terribile. Misura poco più di 22 km, la pendenza media è del 6,5% e il dislivello è di 1464 metri. Il versante italiano è indubbiamente il più duro, con difficoltà molto maggiori rispetto a quello di Guillestre. È una salita che per asprezza, arrivo in quota, magnificenza del paesaggio, non ha nulla da invidiare le salite più celebri delle Alpi. Il fatto di essere stata asfaltata solo negli anni 70 la rende ancora poco frequentata rispetto ad altre ascese famose. È stata affrontata dal Giro d'Italia in diverse occasioni a partire dal 1994, ma la sua cima non è mai stata arrivo di tappa. Il Colle dell'Agnello è una delle salite più dure di tutte le Alpi. È una salita che mette a dura prova anche i muscoli più allenati. Per arrivare fino in cima non bisogna inventarsi nulla, se non una grande preparazione atletica e anche mentale, perché gli ultimi chilometri sono veramente sfiancanti. Bisogna anche essere consapevoli che quassù, come in ogni altra salita di questo tipo, il tempo può cambiare in maniera molto repentina, quindi i nostri gambali e manicotti dobbiamo tenerceli sempre in tasca. Invece Davide, per la scelta dei rapporti? Gli ultimi 10 chilometri sono terribili, c'è una sbarra. Da quel punto mancano esattamente 10 km, la strada diventa stretta e le pendenze sono costantemente al 10%, a volte anche qualcosa in più. 34-25 per coloro che hanno un buon grado di preparazione, per gli altri 26
o anche 27. Se avete un 39, beh, 28 o 29 potrebbero essere necessari. E Davide, se rimaniamo senza acqua a metà salita? Ed è per quello che bisogna fare il rifornimento prima, a Ponte Chianale. Io penso che sia lì l'ultimo ristoro dove si può fare il pieno. Anche perché dopo non c'è più niente, neanche in discesa, se uno poi va di là, in Francia. È il turno della Vamma, velocità ascensionale media. Chi riuscirà a scalare questa montagna a 600 metri ora impiegherà 2 ore e 26 minuti. Chi invece andrà un pochino più forte, 900 metri ora, impiegherà 1 ora e 37. Chi invece andrà molto più forte, a 1200 metri ora, impiegherà 1 ora e 13 minuti. Andiamo, Davide? No. Perché? Dobbiamo aspettare l'ospite. Lui? Eccolo. Sì, è lui. Ciao. Ciao. Nicola De Matteis. Ciao. Lo conosci? Sì, lo conosco. È di qua. Sei già caldo? Io sono già caldo, voi? Da dove arrivi? Io arrivo da Piasco. Ho già fatto tutta la valle. Quanti chilometri? Sono 36 chilometri. E adesso andiamo a fare bagnello? Adesso andiamo su. Lo conosci? Certo. Anch'io. E l'avrei fatto... in moto. E non solo. Sei pronto allora, eh? Pronto. Aspetta, andiamo. Che ci prepariamo e arriviamo, eh? Benissimo. La salita può essere nettamente divisa in due parti. Il primo troncone, da Castel Delfino a Chianale, più lungo, circa 13 km, e irregolare, alterna tratti blandi ad altri più duri, ma complessivamente è più facile. La seconda parte, invece, da Chianale al Colle, è lunga 9,4 km ed è fin troppo regolare, nel senso che si attesta intorno al 10%, con qualche tratto che arriva al 14%. La parte più ostica. Lasciato Castel Delfino in direzione di Ponte Chianale, si incontra quasi subito un primo tratto impegnativo di un chilometro al 9% fino a Rabiù, 1425, ma è uno dei pochi tratti difficili. Dopo Rabiù, la strada torna a farsi più docile, per impennarsi nuovamente con uno strappo al 10% al quinto chilometro, prima di Villaretto. Dopo il paese, si prosegue tranquillamente fino a Castello di Ponte Chianale, superato il quale si arriva al bacino artificiale di Castello, dove comincia un lungo tratto pianeggiante di oltre 2 km. La strada ricomincia a salire con un dente di 500 metri al 13% all'altezza del chilometro 9, in località Maddalena, 1614 metri, per tornare a farsi subito dopo più pedalabile fino a Chianale, 4 km circa, dove un tempo era situata la dogana tra Italia e Francia. Fino alla cima del Colle dell'Agnello non ci sono altri paesi. Dal vecchio edificio della dogana, chilometri 13, quota 1800, inizia il secondo tratto dell'ascesa, quasi 10 km al 10% di pendenza media. La salita si arrampica con lunghi rettilinei ripidi, sempre scoperta e interamente esposta al sole. Pochissimi e brevi i tratti di recupero. Tutti gli ultimi 10 km dell'ascesa sono regolarmente scanditi da segnaletica con altitudine, pendenza e distanza dal valico. La cima del colle è assolutamente spoglia. Solo una targa a segnare il confine tra Italia e Francia. Poi una vista superba dominata dal Monviso. Castel Delfino, è là, l'Agnello è là. Per arrivare a Castel Delfino ci sono quei quattro tornanti, sì, di salita, cose. Di salita ce n'è poca. A Caldane, sì, appena sotto. Però adesso comincia il primo, anzi possiamo dire dai, il secondo
vero tratto di salita. Io ho il 34 con me moltiplica piccola, te? Hai la Compact. Sì. Io ho il 39. Quindi hai 39-25 come rapporto più agile. 39-25, sì. E io ho 34-25. Io adesso sto pedalando col 16 invece dietro. Tu Davide? Io 12-13, quindi 17. Sicuramente tu con cosa lo scali l'agnello? Ma l'agnello si fa il pezzo da Chianale in su, che è il pezzo più impegnativo, si va su col 23-25-17, perché ci sono pendenze comunque superiori al 10%, quindi... Anche questo primo tratto è abbastanza insidioso, specialmente se si parte da Freddy. Eh sì, qua adesso sopra Castelfino, infatti c'è il primo tratto, ci sono già 3 km fino a Ponte Chianale, sono già belli impegnativi. Allora, dato che molti non ti conoscono, Mikulà, penso che sia giusto dire chi sei. Il nome e il cognome lo conosciamo. Allora, Mikulà De Matteis, il nome occitano, è tipico della Valle Varaita, proprio qua dove vivo, dove siamo. Tu sei di Piasco? Io sono originario di Sampeire, però adesso abito a Piasco, sai perché sono sposato e sono sceso giù nel fondo valle. Sei nato nell'83? 83. E sei al secondo anno tra i professionisti? Secondo anno, esatto. Sei nella Tenax, la squadra di Bordonali? Sì. Non hai ancora vinto? No, nessuna vittoria per adesso. E l'agnello lo conosci come le tue tasche? Lo conosco bene, sì, perché... Quante volte l'avrai fatto? L'avrò fatto già una quindicina di volte sicuramente, perché vengo sempre qua in vallata a allenarmi durante l'estate. Qua si sta bene. Fresco. Temperature più fresche. Tanto io ti metto già un bel 19. qui è la prima... Primo pezzo impegnativo, sì. La strada è molto bella, è larga, le pendenze sono ancora molto, molto accessibili. Accessibili, sì. Allora, Mikulà ha qualche significato? Mikulà sarebbe Nicola. Ah, Nicola. Sì, però c'è proprio qua in Valle Varaita, c'è proprio San Mikulà, che oltretutto è il patrono di Rore, dove sono nato, e quindi è un nome tutto suo. Ma qui tutti parlano l'occitano? Qui tutti parlano l'occitano, sì. Infatti anche io qua con le persone della valle si parla l'occitano. Quindi una lingua... Il patois anche, sì. Una lingua antica. Sì, sarebbe la lingua doc. Esatto. Dei trovatori, che poi è rimasta in questa zona, diciamo. Una lingua che si parlava da qui fin alla Catalogna, no? Esatto, ma si parla ancora, perché tutta fa parte dell'Occitania, che è tutta una regione che comprende le valli alpine qua del Cuneese, tutto il meridione della Francia fino ai Pirenei, appunto, e Andorra compresa, fino alla Spagna. E quindi tu con l'italiano hai imparato l'occitano? Esatto, anche perché io in famiglia parlo l'occitano con i miei genitori, quindi ma lo so. Dimmi una frase in occitano, cioè descrivimi l'agnello in occitano. Descriverti l'agnello in occitano?
cosa dirti? Che è dur, è duro. Quello l'avevo intuito. Non so, parlami un po' in occitano. Beh, se c'è minche montagna a Puncianal, e spero che viene lui su lei. Quindi? Quindi stiamo salendo verso Ponte Chianale e speriamo che esca il sole. Un po' di sole. Ok. Questo primo tratto è abbastanza impegnativo. Le pendenze, cos'è Davide? Sono sempre sulle 8-9. Ma sì, si sale ancora abbastanza agevolmente, sì. Sì, siamo sul 7-8%. Inganna un po' la strada perché è molto larga. Esatto. Però si sente già. Si sale. Questa è la Valle Varaita. Eh? Eh sì. Agnello, non tutti lo conoscono perché fino a fine anni 70 era una strada sterrata, era una piccola strada di frontiera, poi è stata asfaltata e il giro l'ha scoperta questa strada nel 94, tu eri un bambino. Esatto, io infatti mi ricordo poco di quegli anni del giro. Il giro quel giorno arrivò alle Des Alpes e ci fu l'attacco di Pantani, un giovanissimo Pantani. Dire la verità, c'era una fuga, ma sì, era composto da uomini fuori classifica. Infatti transitò primo uno che scalatore non lo è mai stato, Zanini. E Pantani staccò tutti quanti, Berzin compreso, che aveva la maglia rosa. Però grazie ad un lavoro straordinario di Moreno Argentin, compagno di squadra di Berzin, fu raggiunto sul Lotaré, perché facevano l'Agnello, Isoar, Lotaré e poi arrivavano alle Desalpes. E vinse Pulnikov, compagno di squadra di Pantani e Chiappucci. Quell'occasione Agnello era molto lontano dal traguardo. Era all'inizio. Agnello, che se non sbaglio è dopo lo Stelvio la cima più alta. Sì, delle d'Italia. Delle Alpi qua, sì. È la strada, sì, più alta d'Italia. Solo lo Stelvio è qualche metro più alto. Sì, dovrebbero essere 10 metri di differenza. Esatto. Qua siamo intorno ai 1450 metri. Si arriva, cos'è, quindi poco più di 1700 la cima? 2748 la cima. 2748 metri. Sì, beh, la prima parte fin qui non è ripidissima, però penso che chi è poco allenato può fare una bella fatica. No, qui dai, qui ti salvi sempre. Sì, perché ogni tanto concede un po' di ossigeno. La seconda parte, diciamo, quella più dura, eh? Sì, da Chianale, dove c'era una volta la frontiera, adesso l'hanno tolte le frontiere con la Francia. Una volta c'era la frontiera, di lì iniziano gli ultimi 10 chilometri. Praticamente l'Agnello vero comincia lì. A Chianale, alla frontiera dove c'era la sbarra. La sbarra c'è ancora,
Di lì in cima sono 1000 metri esatti di dislivello. 10 chilometri. In poco meno. Ecco. Sono 9 chilometri e 600 metri. Quindi sono il 10% di pendenza media, o poco più. E poi a tratti però che credo arrivino al 15 come pendenze. È una strada che chiudono presto in autunno, vero? Sì, ai primi di ottobre viene chiusa, perché a quella quota, anche d'estate, volendo può nevicare, quindi rimane poi pericoloso, allora viene chiusa. Riaprono a maggio. Alcune volte quando passa il Giro d'Italia sono costretti ad aprirla con le pale meccaniche, a togliere la neve, perché la strada magari è ancora piena di neve. Infatti nel 95 il Giro doveva arrivare a Briançon, ma fu bloccato da una slavina sull'Agnello. Esatto. E Castellano, il patron del Giro, fermò la tappa a Ponte Chianale. Qui a Ponte Chianale. Qui doveva esserci solamente l'intergiro, quindi era metà tappa. Esatto. Però poi fu costretto appunto a fermare la tappa qui all'intergiro, perché il colle era impraticabile. E vinse uno svizzero, Pascal Richard, che l'anno dopo poi vinse le Olimpiadi ad Atlanta. Ecco, adesso vediamo già la diga, sì, di Ponte Chianale. Ma è vero che mi hanno raccontato questa mattina che al posto del bacino idrico, sì, c'era il paese lì dentro. Infatti il vecchio sotto. Paese di Ponte Chianale non esiste, esiste più. E fino a pochi anni fa si vedeva ancora il campanile che usciva quando, dall'acqua. Quando l'invaso era... si svuotava un po', usciva ancora il campanile e alcune case, sì. Infatti anche la strada vecchia, mi hanno raccontato, che passava di lì sotto. Sì. Poi hanno spostato il paese. Esatto. E adesso, quando rideremo a Ponte Chianale, avremo un bel tratto di strada pianeggiante. Perché costeggia tutto il lago. Sì. Ma già da qualche centinaio di metri la strada torna a farsi molto più dolce. Infatti ho messo il 17, vecchio. Quasi quasi è pianura qui. Sì, sì. Quindi chi vuole fare il tempo qua, che vuole fare in cima, gli ambiziosi possono buttare giù 53-19 anche qua, che è la gamba 19-17. Mentre chi, come noi, oggi, bene, due sempre, si mantiene un rapporto agile per recuperare in attesa della parte finale, che come dicevi prima è quella un po' più... Quella dura, la parte vera. Questo è tutto antipasto per scaldarsi. Adesso qua c'è la diga. Le dighe sono sempre impressionanti. Sì, questa non è grandissima, ce ne sono di più grandi, però sono sempre d'effetto sicuramente. 16. Ma anche per fare il dilettante sei stato costretto a spostarti da qua. Sì, io quando sono passato nei dilettanti sono andato in Lombardia a correre, perché in Piemonte per i dilettanti adesso c'è una realtà migliore, ma allora non c'erano squadre, allora sono stato costretto
a spostarmi. E poi anche per tutti i 4 anni di dilettantismo sono rimasto Lombardia e poi in Veneto. L'ultimo anno l'hai fatto alla ZALF? L'ultimo anno alla ZALF, a Castelfranco Veneto, con Luciano Rui. Qui è proprio pianeggiante la strada. Sì, sì. E siamo 16 a Ponte Chianale. Sì, poi Ponte Chianale è diviso in due. Qua la prima parte, qua è Castello, frazione Castello, dove inizia la diga praticamente. Poi si costeggia tutto il lago, alla fine del lago, dopo un paio di chilometri, si arriva a Ponte Chianale, diciamo al centro, al capoluogo. Ecco, qua c'è anche una fontana, quindi se... Dopo ecco fontane qua. Ce ne saranno ancora? C'è ancora Chianale in centro, bisogna andare però lungo la strada. Chianale è l'ultimo, l'ultimo posto dove si può fare il rifornimento. Esatto. Ecco qua il bacino. Io metto ecco. il 50. Sì, perché... qua. Qui alziamo la media. Qua si alza la media, sì. Intanto si è abbassato la funzione. Ma leggevo in un'intervista che era tuo nonno che era un personaggio che amava i ride. Sì. Eh? Sì, mio nonno, lui ha, è lui che mi ha messo in bicicletta. Lui ha pratica ancora adesso il ciclismo, ma come cicloturismo, diciamo. Sì. E ha fatto parecchi ride, cioè ride. Faceva le vacanze in bicicletta praticamente. Un anno è partito, è andato fino a Capo Nord ed è tornato in bicicletta. In bicicletta. Un altro anno è andato fino alla foce del Danubio ed è tornato. Ma e leggevo che in uno di questi mini ride tu lo hai accompagnato quando eri ancora un bambino. Sì, io praticamente ho iniziato a 13 anni a andare in bicicletta. Ho iniziato proprio perché il nonno mi portava assieme a fare... Abbiamo iniziato i primi giorni qua dalla Valle Varaita. In inverno andavamo nelle Langhe. Allora prendevamo la macchina con le biciclette, arrivavamo nella zona di Alba, Dogliani, nel centro delle Langhe, dove d'inverno il clima è più mite, e andavamo a fare delle gite in bicicletta. All'inizio di un giorno, poi ha iniziato a portarmi con lui a fare giri anche in Francia. Un anno siamo andati a fare il giro del Massiccio Centrale. Siamo stati via 6-7 giorni. E tu sempre in bicicletta? E io sempre in bicicletta con il nonno. E quanti anni avevi? Avevo 14 anni. E poi quell'anno ho iniziato a correre tra gli esordienti e ho fatto i primi anni che correvo e poi andavo assieme al nonno ad accompagnarlo nelle gite che faceva. Ho letto bene che una volta avete fatto anche un viaggio bellissimo a cavallo. Ah sì, ma quello non col nonno, col papà. Ah, col papà. Perché mio papà alleva cavalli. Ah. Cioè mia mamma alleva cavalli, mio papà è artigiano edile e ristruttura tutte le case tipiche qua della valle con i tetti. E dove siete andati con i cavalli? Tetti in pietra. Con i cavalli siamo partiti, siccome mia mamma alleva un cavallo che è originario dei Pirenei. E il Merens. Rimetto il 34. Sì. E qui siamo arrivati a Ponte Chianale e ricomincia la salita. Lasciamo il lago, ricomincia la salita. È uscito anche il sole. 17. Perfetto. È andata anch'io. Via la... Anch'io 17. La nebbia. Quindi con questo cavallo originario dei Pirenei siete siamo andati... ritornati nei Pirenei, dove
c'è l'associazione francese di questi cavalli che ci aspettavano, perché ogni anno a settembre fanno una festa e noi siamo partiti un mese prima, abbiamo fatto tutto, abbiamo attraversato tutta la Francia a cavallo. A cavallo. Però siccome poi era complicato un po' per sia per mio papà che per altri ragazzi che venivano con noi stare via un mese intero, l'abbiamo suddiviso in quattro tappe, quattro settimane, una settimana. Ah. Abbiamo fatto come una staffetta. E i cavalli dove li lasciavate? E i cavalli li cambiavamo anche, alcuni, in base a... Quindi una staffetta? Una staffetta rimasta, con altri nostri amici. E io ho fatto le 19. Ultime due staffette. Ah sì? Sì, che siamo passati per Carcassonne. Gli ultimi giorni abbiamo attraversato Carcassonne, poi siamo arrivati a Montségur, dove c'è stata l'eresia catara, sì, che sono stati assediati per diversi anni i catari, fino ad arrivare a Bouin. Furono sterminati. Esatto. Vicino a Castres, esatto, proprio poi poco più in là si arriva al confine con Andorra. Sì. Dopo il lago, adesso la strada, come dicevamo prima, riprende un po' a salire e in maniera però molto dolce. Qua chi ha la gamba 39, 19, 17 può farlo, mentre chi ha magari più difficoltà, io consiglio un 34-19 con un ritmo molto blando, sempre guardando il cardio. Quello che stiamo facendo noi. Io ho 34-19. Pendenza è intorno al 7%. Grande cassa, vai, vai! Ciao! Ciao! Ma che bel sole! È uscito il sole, sì. Per fortuna siamo stati fortunati. Ci hanno ascoltato, vedi? Diciannove anch'io adesso. Ma sai, ripeto, strada è larga, però 7-8% è... Sì. Siamo quasi a 1650. Poco trafficata questa strada, eh? Sì, c'è poco traffico qua. Tanto io ho messo il 21. E in estate? In estate c'è un po' più di traffico perché l'estate... La montagna porta un po' di passaggio anche proprio con la Francia, però sicuramente sempre molto tranquilla la valle, soprattutto l'alta valle qua, molto tranquilla. Qui siamo al 9-10, eh? Eh sì. Però tra un po'... Spiana di nuovo. Sì. Qui spiana di nuovo e fino a Chianale fa un paio di mangia e bevi e poi dopo per iniziare sul serio. Dopo tutto mangia tutto mordi, bisogna mordere il manubrio per salire. Ecco. Ah. Qua dovrebbe smerare un po', eh? Sì. Abbiamo fatto circa 8 chilometri. Rimetto il 19. Io il 17. E tra un po' siamo a metà.
Prima Mikula ha detto che la salita comincia a Chianale. La salita vera si considera da Chianale, appunto. Beh, ragazzi, però per uno che esce in bici due volte a settimana non è che sia troppo, no, qua troppo è già una salita finta questa. Già molto impegnativo sicuramente. Poi se uno volesse partire proprio dal fondo valle, farsi già tutta la valle, sarebbe meglio, eh? A venire, arrivare a Casteldelfino sono già 35 chilometri. L'ideale che si parte da, sarebbe 16. Partire da Piasco, dai. Da Piasco. Da dove abiti tu? Piasco, dove abito io, sono, si fanno una decina di chilometri di pianura, ancora nella pianura, e poi inizia tutta la valle, inizia molto dolcemente. Scusami, ma quando comincia sta salita? Qui ci andrà ancora un chilometro e mezzo. Arriviamo al paese di Chianale. Il paese di Chianale, la strada vecchia passa proprio nel centro di Chianale ed è molto caratteristico. Chianale è uno dei borghi più belli, è stato nominato proprio anche, se non ricordo male, Borgo d'Europa. Uno dei più belli borghi d'Europa, è caratteristico il centro di Chianale. Allora, la strada nuova invece passa fuori, si arriva alla frontiera e inizia. Tu eri piccolino, ma è giusto ricordare la prima volta che il Giro d'Italia è arrivato qua. Non ha fatto l'Agnello perché si sono fermati prima. La tappa partiva, mi sembra, da Varazze e arrivava a Valvaraita, e sì, arrivava proprio qui a Chianale, a Chianale, esatto. E vinse un mio compagno di squadra, Saligari, Marco Saligari dell'Aristea. Fuga da lontano, e riuscirono a mantenere un discreto vantaggio e arrivarono proprio qui, 93. Poi nel 94 abbiamo detto della tappa delle Desalpe, 95 abbiamo detto della Slavina, e poi il 2000, lì ti ricorderai. 2000 mi ricordo, sì. 2000, la maglia rosa era sulle spalle di Francesco Casagrande. Sì. Facevano l'Agnello, Isoar, e l'arrivo era Brianson. E mi ricordo benissimo, a parte perché commentai quella tappa. La vinse Lanfranchi della Mapei, ma ci furono gli attacchi di Simoni, ma soprattutto ci fu la resurrezione. Dopo il lago si affronta un tratto di strada rettilinea abbastanza impegnativa, intorno al 10-11. Sì. La strada spiana per un paio di chilometri circa. Sì. E tornando quella tappa, Massimo, ci fu quell'azione di Marco Pantani, no? Era compagno di squadra di Garzelli, che poi vinse il Giro del 2000. Pantani che riuscì a stare a poca distanza dai primi sull'Agnello. Rientrò e sull'Isoar andò a riprendere due o tre volte Gilberto Simoni, aiutando Garzelli. Poi andò via, dopo il campionato della montagna, andò via Lanfranchi, e Pantani in cima proprio alla fortezza di Brianson riuscì ad arrivare secondo. Il giorno dopo fu la cronometro, intanto metto il 50. Sì, il giorno dopo ci fu la cronometro, Brianson-Sestriere, col Monginevro e il Sestriere. Dove Francesco Casagrande perse tanto, troppo, e il giro lo vinse Garzelli. Quello era il 2000, l'anno quando il giro partì da Roma per il giubileo. E poi il 2007. C'è ancora storia di praticamente di oggi. Sono ancora arrivati un'altra volta qui a Chianale. 2003. Che vinse Dario Frigo. Quando presero la tempesta, la nevicata sul Sampeire. Sì.
che vinse, arrivarono proprio qua. Era tutto bianco di grandine. Impressionante. Gli ultimi chilometri del Sampeire. Arrivarono Dario Frigo e Gilberto Simoni, che vinse quel giro. Ci fu la caduta di Pantani e Garzelli nella discesa. Tra l'altro e anche Sampeire. Una delle prime tappe in cui Pantani ritornò, perché scolinò appunto assieme ai primi. Sì, poteva arrivare coi primi quel giorno. Sicuramente, se non... Garzelli e Pantani, che non erano più compagni di squadra, naturalmente, esatto. Perché poi nel 2001 Garzelli cambiò squadra. Ma anche Sampeire è un nome occitano. Sampeire, sì, sarebbe San Pietro. San Pietro. Pietro in... in occitano è Peire. San Pietro che incontreremo tra poco. Comunque, per chi vorrebbe fare questa salita, essendo comunque una zona che non ha la notorietà delle salite tra virgolette mitiche come lo Stelvio o Gavia, chi viene da Milano per esempio, che strada deve fare per venire qua? Per arrivare qua? Sì. Per arrivare qua si arriva in autostrada, si esce sulla Torino-Savona al casello di Marene, poi si segue per Savigliano-Saluzzo e poi si trovano le indicazioni appunto per la Valle Varaita. Quindi dall'inizio della Valle Varaita all'autostrada ci sono un 35 chilometri di strada normale e poi inizia tutta la valle. Che uno può lasciare la macchina a Piasco e da Piasco in cima all'Agnello sono 55 chilometri. 55? Ah. Ciao. Anche ciao. Perché fare un anello è quasi impossibile, no? Fare un anello volendo è... bisogna già avere un po' di preparazione. Bisogna fare più di 200 chilometri. Perché volendo si potrebbe fare l'Agnello, si scende fino a Ghiestre. Intanto rimetto il 34, Tanto qui è Chianale. Si fa il Vars, il Colle della Maddalena, si scende su Cuneo e si ritorna dalla pianura. Ma... a Piasco. L'ideale, anche per chi non è allenatissimo, può lasciare uno la macchina a Piasco, fare tutta la strada all'insù fino all'Agnello, poi il bello che è al ritorno. È quasi tutta discesa. Certo. Da in cima all'Agnello, volendo, si ritorna alla macchina senza pedalare. Sì. Dunque, dal lago fino a questo punto la strada è molto semplice. Invoglia forse anche a spingere un po' il rapporto, però come diciamo sempre è meglio non... Un cavallo nero. Quello è un Merense, il cavallo nero è un Merense, quelli che alleva mio papà. Merense? Merense. Merense? Merense, sì. Ah. Dicevo, qui è meglio non usare troppo se... Quindi tu vai anche a cavallo? Io vado anche a cavallo, sì. Beh, se ti va male... con la bicicletta potresti anche cercare di andare al palio. Posso darmi all'Ippica? No, l'Ippica sì, non sarebbe male fare qualche palio. Dicevo Davide, qua se sei un po' al gancio già adesso, anche se la strada invoglia no. A spingere un po', meglio stare date qui. Date retta a me, fate questo tratto tranquilli. Cercate di godervi lo spettacolo, eventualmente a Chianale, invece di fare la strada principale, passate per il centro, come diceva prima Miculà. Anche perché c'è l'ultima fontana. Ecco. Quindi bisogna fare. È l'ultima fontana. Da qui in poi. Non ce n'è più. C'è più niente, eh? Bisogna scendere in Francia per trovarla. E quindi poi bisogna ritornare. Dalla parte di là l'Agnello è molto più pedalabile. Sì, la parte di là ci sono gli ultimi 5 o 6 chilometri, ma. Sono al 6-7%, nulla a che vedere con il lato da questa parte. E adesso ragazzi ci siamo. Ecco, qua siamo... La valle finisce, abbiamo solamente delle pareti, delle montagne. Adesso troveremo
La sbarra. La sbarra, sì. Che verrà chiusa il 1 ottobre. 17. Verrà abbassata il 1 ottobre. E di qui mancheranno poco meno di 10 chilometri. Non ci sarà più un metro di pianura. Qua infatti la strada già inizia un po' ad ergersi. Poco, ma pronuncia già che qualcosa sta cambiando. Eh sì. No, ti chiedevo così prima di come si può raggiungere questa zona, perché nonostante non ha l'autorità delle grandi salite, però è molto bella. Certo, è molto bella. Poi qua la valle appunto è molto bella, molto tranquillo. Quindi chi volesse venire a passare un weekend con la famiglia sicuramente ne vale la pena. Ci sono anche alcuni amatori e tra un po' alla sbarra. Qui siamo alla sbarra. Ecco qua. Qui in pratica ci sarebbe la frontiera. Qua c'era la frontiera, questo c'era la frontiera. Era il gabbiotto dei finanzieri. Ah, ecco. E qua inizia. Dunque qua si parte. Di qui parte il vero Agnello. Sono 9 chilometri e 650 metri. La strada si restringe e adesso la pendenza media è del 10%. Eh? Sì, 10%. Allora, 21. Chi è che ha il record su questa? Il record è di Pantani. Quindi dalla sbarra. Dalla sbarra, dove c'è praticamente quel cabinotto che era la frontiera. Sì. Era la frontiera italiana. Quanto ha impiegato Marco? Ha impiegato, se non vado errato, 32 minuti e 40-45 secondi. Nel 94. Nel 94, l'anno che parlavamo. Sì. 32 minuti e 40. E 40 secondi. Mentre nel 2007, quanto hanno impiegato i più forti? Perché si formò un gruppetto, dopo poi ne sì. parleremo. Nel 2007 hanno impiegato un minuto di più. Adesso io intanto metto il 21, 34-21. Un minuto di più. Un minuto di più, 33-40, 33-45. Tu invece quando lo fai in allenamento di solito quanto impieghi? Ma il tempo di solito sono 39 minuti. 39-40 minuti. Quindi Pantani 32. 32. Se contiamo 33, fossero 30 vuol dire andare su ai 20 all'ora. Sì. Di media. Rimane qualcosa meno. Rimane comunque 18 all'ora di. Non è poco, eh? Di velocità media. Anche perché poi loro dovevano poi fare l'Isoara ancora. Lottare, arrivare in cima alle Des Alpes. C'è una bella differenza rispetto a prima, eh? 23. Qua siamo intorno al 10-11. Sì. Sì. Allora, io ti posso dire che non ho mai fatto questa salita in corsa, ma nel 2007 ho avuto la gioia di seguire questa tappa in moto e me la sono gustata tutta, dal primo all'ultimo chilometro. Mi ricordo che qui si mise davanti Riccardo Ricco. Esatto. A tutta fece un chilometro e mezzo. Per i compagni di squadra. Sì, per Simoni. Simoni e Piepoli. E Piepoli. E Savoldelli andò subito in crisi, no? Era caduto nella tappa di Pinerolo. Sì. Il giorno prima. Guarda che spettacolo. Qua siamo fuori dalle nebbie.
siamo più alti. Veramente uno spettacolo. Siamo quasi a 1900 qui, eh. Abbiamo ancora 700 metri, no, di più. 800 metri. 800 metri di dislivello. Attenzione! Buongiorno! Serve una spinta? Buongiorno! Serve una spinta? Va? Un po' sì, va! Ma me. Non è la bicicletta giusta, eh? Quella va bene per andare giù! Per venire giù! Adesso, inutile dire le pendenze perché da qui in cima sono sempre intorno al 10-12. Ad un certo punto c'è un cartello che indica 14-15. 14%, sì. Tu cosa consigli a un amatore che vuole affrontare questa salita? Ma il consiglio è, come tutte le grandi salite, bisogna affrontarle con un passo regolare. Se uno le prende di petto, rischia di arrivare a metà e tornare indietro e doversi magari fermare. E invece è più bello partire con un passo regolare, poter arrivare fino in cima tranquillamente. Io penso che per chi non è più ventenne qua, anche un 34-27 ci vuole. Sì, ci vuole tutto. Sì. Sì, perché è una delle salite più difficili d'Italia, eh. Eh sì. E che è tornanti, quindi lì si può. Ma può respirare, ma poi si arriva a 2748 48 metri. Dopo i 2000 la quota si fa sentire. E quindi bisogna avere i rapporti giusti, essere preparati, affrontare il primo tratto con calma. Con calma. E anche questi primi chilometri tosti. Quindi prendete il vostro ritmo, meglio avere un cardio, controllarlo, stare un po' sotto la soglia. Se poi state bene, avete tempo per aumentare il ritmo. Tempo sì, magari la voglia ce ne sarà un po' meno. Anche la voglia. Tu usi spesso il cardio? Io il cardio in allenamento lo uso praticamente sempre, a parte i giorni in cui uno va, sì, giorni, cosiddetti giorni di scarico, quando si va solo a passeggio per sciogliere la gamba, allora non uno può farne anche a meno. Qual è la tua frequenza massima? La mia frequenza massima è 200 battiti. Ah, e quindi frequenza di soglia? Soglia sono a 100, soglia in salita 178. 178. Sì. E quindi fai tanta soglia, no? Sì, io ho i battiti molto alti. 25 qua. E fai mai lavori fuori soglia? E fuori soglia si fanno anche lavori, anche perché. Ma brevi. Brevi, sì. Soprattutto si fanno nei periodi in cui magari uno è costretto per il calendario a stare lontano dalle corse per un lungo periodo, allora per poi arrivare alle corse non trovarsi impreparato. Salve! Salve! No. Facciamo un servizio sulle grandi salite! Dove? Di Sant'Anna. Hai ragione. Quindi stavo dicendo che nei periodi in cui uno rimane lontano dalle corse è obbligato a fare dei lavori per simulare la corsa. Simulare la corsa. Ed è quell'allenamento che ti permette poi di arrivare in corsa e avere il ritmo. Esatto.
per rimanere con i migliori. Qual è secondo te l'allenamento migliore per migliorarsi? Beh, sicuramente la corsa è il miglior allenamento. Certo. Perché in corsa si fa tutto. 23. Si recupera. E poi, senza dubbio, la salita fatta in allenamento, qualsiasi tipo di salite. Una cosa che io consiglio sempre, raccomando, è che bisognerebbe quasi sempre evitare di andare oltre la soglia. Sì. Perché è un allenamento controproducente. Un modo per migliorare è lavorare, nel tuo caso, a 175, 178. Esatto. Il ritmo medio. Il ritmo di soglia. Esatto. E così migliora. Esatto. Qua chi viene a fare questa salita, anche con un rapporto agile, può lavorare molto il muscolo, perché è sempre con le gambe sotto tiro, quindi è un allenamento anche se si va su con la macchina fotografica. Sai, qui stiamo parlando e stiamo percorrendo una delle salite più difficili, ripeto, poco conosciuta, ma basta dire che il valico è 10 metri più basso dello Stelvio, quindi è tutto dire. Bisogna essere preparati, disposti a fare tanta fatica, rapporti 25. Giusti, anche 34-27, 34-28 potrebbero essere rapporti indispensabili. Sì. Se pensate che un professionista qui monta un 39-25, sì, infatti adesso sto andando su con il 39-25. Sì, anche perché appunto il ritmo che abbiamo ti porta a usare questo rapporto. Esatto. Comunque anche in corsa i professionisti, quando si affronta delle salite del genere, soprattutto all'interno di una grande corsa a tappe come il Giro, montano tutti il 25 per una salita così. Qual è la salita che preferisci? Ma la salita che preferisco qua sicuramente l'Agnello, molto bello in mezzo al verde. Allora, se uno viene nella provincia Granda, digli che salite deve fare. Qua nella provincia Granda, nell'arco di poche valli, 3-4 valli, ci sono molte belle salite. L'Agnello, il Sampeire, il Colle di Sampeire che porta dalla Valle Varaita alla Valle Maira. Sì. Poi c'è il Colle di Fauniera, Colle Fauniera. Il Colle Fauniera si può fare da tre versanti. Sì. Uno Pradleves. E Pradleves, che è molto impegnativo. E quello fatto al Giro nel 99. Esatto. Nel 2003. Esatto. Solo che lì svoltavano un chilometro prima. Bravo. Un chilometro e mezzo. Che rimane il Colle delle Sischie. E scende in Valle Maira. E scende in Valle Maira. Infatti da quel lato lì si può fare anche dalla Val Maira e si fa il Colle delle Sischie, passando da Marmora. Sapresti consigliare qualche ristorante? Qualche piatto tipico? Qua i ristoranti sono tanti. E il piatto tipico della valle sono le raviole. Che sono dei gnocchi, non so se li avete già assaggiati. Ieri sera, stai tranquillo. Ecco. Abbiamo fatto il carico di carboidrati. Sono dei gnocchi, ma con la forma allungata. Sembrano quasi dei... sono più allungati. Certo. E sono
il classico condimento e con il burro fuso. Allora, al colle 6 km 700, siamo a 2087 metri e la pendenza nel prossimo chilometro dell'11,37 di media. Qui dopo questo tornante c'è il pezzo, uno dei pezzi più impegnativi. Ho intravisto un cartello 14%. Eccolo qua. Ecco, qui nel 2007 si è messo davanti Piepoli e ha tirato fino a metà Isoar. Esatto. Pensate un po', sono rimasti in 6-7. Ah, Simoni, dura, Schleck, Mazzoleni, Cunego. Ecco, qui metto il 25. Dalla sbarra a qua è molto impegnativa, ma arrivati a questo punto la durezza incrementa ancora un po'. Ah, eh sì, siamo al 15, eh? Eh sì. Inizia a fare caldo. Fa vedere se c'è qualcuno dietro. Non c'è nessuno. Non so dopo, ma qui è durissima. Dopo il tornantone c'è un altro tratto abbastanza rettilineo dove la pendenza non vuole saperne di cessare. È che mancano ancora 6 km. Questo è il pezzo più duro, per fortuna, di tutto il colle. Anche perché appunto è abbastanza lungo questo tratto. Non dà respiro. Ci vorrebbe un tornante. Il tornante lassù in cima. Si passa al ponticello adesso e poi si arriva al tornante. Ah, qui è micidiale. Siamo un po' qui, meno 2100 metri. Chi viene qua, molti di questi potrebbe salire qui al limite del ribaltamento. Sì. Quindi bisogna avere dei rapporti adatti. 34 27 potrebbe essere giusto. No. Eh sì, 27 ci sta bene tutto qua. Ah, io adesso ho 34-25 e me lo godo. Uno ogni tanto cerca sul manettino se c'è ancora qualcosa, ma non c'è più niente. Non c'è più nulla. No, quest'ultimo chilometro è durissimo. Poi c'è anche il rettilineo che... Sì, il rettilineo... Che ammazza. Sembra più lungo ancora perché non vedi... Non si hanno dei punti di riferimento in un rettilineo così e... Forse qua. Sembra di non arrivare. Forse qua. Qui adesso arriviamo al tornante. E ora? Questo è il tornante... Il titolo. La roccia sciappa. Eh? Sarebbe la pietra spaccata. Ah. E si chiama così questo tornante. La roccia? La roccia sciappa. Sciappa. Perché c'è un grande masso rotto in due. Ah. E quando si arriva qua rifiata un attimo nel tornante. Sì, meno male perché quel tratto di prima è forte, duro. Io piglio largo. Ah, è vero. Vedi, Davide? Infatti penso che anche sulla... ci sono i cartelli lungo tutta la salita. Sì. Ogni chilometro circa che danno
la pendenza media del tratto. Anche perché uno qui potrebbe avere la memoria corta. Esatto. Perché il sangue circola male. E vedi, qua c'è proprio il cartello Roccio Sciapà. Ah. E mancano 5 km e 8. 11,2% sul prossimo pezzo, perché qua fa di nuovo un altro, dopo questi due tornanti, un altro rettilineo lungo, dove inganna, ma la pendenza è di nuovo alta. Sì, nel momento in cui troviamo questi due tornanti si ha modo di respirare, tra virgolette respirare, però si recupera un attimino, poi si torna a fare veramente fatica. Quel pezzo là è veramente tosto. Davide, oh, tu hai fatto in tempo a correre nella Legnano? No, perché a parte che tu fai il furbino, ma la Legnano, sai quando ha vinto l'ultimo mondiale? La Legnano, aspetta, 83? No. 8? Sì. Fondrest correva con la Legnano, con una bicicletta Legnano nell'88, quando vinse René. E io ero là. Quindi ho fatto in tempo. Però questo retrino mi sembra sensibilmente più facile rispetto... Sì, è più facile rispetto al tratto sotto. Qui una persona normale impiega un'ora, se è bravo. E qui sì, un'ora. Fare questi ultimi 10 chilometri. Sì, qualcosa meno, dai. Sì, perché si va su con attorno ai 10 all'ora di velocità media, sì. Siamo quasi a 2002, eh? Sì. Sì. Ancora 500 metri. È rotto. Tu potenziamento lo fai mai? Potenziamento sì. Si fa soprattutto nel periodo invernale e primaverile. Poi si fanno dei periodi di richiamo durante l'anno per diciamo tenere la muscolatura bella potenziata per poi affrontare le corse. Ascolta, quando uno arriva in cima, se prosegue, cosa c'è? Allora, se si prosegue si scende giù nel Queyras. Si arriva, ci sono un paio di paesini molto belli, Chateau Queyras e il paese che si trova, scendendolo si trova 3 chilometri prima dell'incrocio, poi per l'Isoar. Quindi ci sono quanti chilometri per arrivare? Dalla cima all'incrocio per l'Isoar sono circa 20 chilometri. E lì comincia l'Isoar. E lì poi si fa tutta la valle in giù. Se si prende a destra inizia l'Isoar. Se si continua si scende a Ghiestre. E quanti chilometri sono di lì a Ghiestre? E di lì a Ghiestre sono altri 20 chilometri. E a Ghiestre? Che opzioni ci sono? A Ghiestre poi si può fare il Vars, appunto, e ritornare quindi verso l'Italia. Perché se si fa il Vars, poi si scende nella valle dietro e si riaffronta la Maddalena dal versante francese e in cima si trova di nuovo il confine con l'Italia. Ho capito. Si rientra in Italia. Però da quel lato il Colle della Maddalena è abbastanza agevole perché si prende già da in quota, perché il Vars si scende ma non di molto, quindi si fanno solo un 8-9 chilometri
di valle, non è neanche tanto salita, e si rientra in Italia. Tanto questo pezzo fastidioso, tutto dritto così qua, sì. Si vede poi la strada lassù in cima. Qui bisogna mettersi seduti, rapporto col proprio passo, esatto. Però devo dire che è un bello spettacolo, eh? Eh sì. Queste sono le Alpi Cozie. Qui sono le Alpi Cozie, sì. Poi più giù si arriva alle Marittime. Sono più belle le Marittime. C'è il mare. Sono più di mare, più piatto. Sì. Meno difficoltà. Però fare una salita come questa è impegnativa, ma quando si hanno dei paesaggi così, si arriva in cima, è gratificante. Poi lo sai cos'è che, quindi, l'ho detto già tante volte, farla una salita del genere in bicicletta, tante volte nel silenzio più assoluto senti solo il tuo respiro, no? È bello. Da solo con la bicicletta. È molto bello perché poi se uno sale con le proprie forze dici guarda dove sono riuscito ad arrivare. Esatto. E con l'allenamento è un obiettivo che possono raggiungere quasi tutti, no? Sì, tutti. E quindi il bello della bicicletta è questo, che non c'è nessun ostacolo insormontabile. Basta munirsi di pazienza, di buona volontà, di coraggio, ma quando si arriva in cima, è un'emozione. Eh sì. Ecco, qui arriviamo al tornante. È ora. Abbiamo percorso quasi un chilometro, eh? Eh sì. Senza tornanti, senza possibilità di rifiatare. Qui sì. E qua si rifiata. Ah. Fa due tornanti che... la strada, ma da ripida, la strada spiana, è bello. Fin qua la salita è molto dura, però come dicevamo è molto bella perché hai un panorama, sì, veramente veramente fantastico. Il panorama è bellissimo, se si ha la fortuna di venire con delle giornate del genere a fare queste strade vale veramente la pena. Sì. Ma queste sono case di pastori? Qua vengono su, abbiamo visto molte, molte mucche, vengono su in estate dalla pianura a portare i bovini al pascolo. Qui hanno la stalla, d'estate fanno il formaggio e rimangono qui nella bella stagione. E sto scendono, tornante, me lo faccio il più largo possibile. Scendono ad ottobre, prima che arrivi la neve, per poi risalire in primavera appena scioglie di nuovo. Maggio. Sì, a maggio. Maggio-giugno. Maggio-giugno. Alcuni anni anche giugno inoltrato, perché esatto. Tutto appena scioglie la neve in questi posti non c'è ancora nulla. Ci impiega un mese l'erba prima di crescere, prima che ci sia del verde. Quindi salgono su quando gli animali possono mangiare qualcosa. Si vede che è passato il giro nel 2007. Che strada! Asfalto nuovo, perfetto. Da poco torno molto, arriviamo a 2003. Sì, qui adesso fa un grande tornantone, dovremmo trovarlo fra 500 metri. Io qua lo allargo il più possibile. Un grande tornantone in mezzo a un piano dove ci sono 300 metri completamente pianeggianti. No. Sì. Ah. Anzi,
sembra addirittura che scenda leggermente perché la gamba proprio si può distendere completamente arrivando qua. I tornanti sono sempre un sollievo, eh? Eh sì. Poi questa era una strada militare e le strade militari venivano fatte, esatto, con tracciati che permettevano ai muli di trainare i carri, quindi con pendenze regolari e nello stesso tempo facendo i tornanti in modo che gli animali potessero salire agevolmente. Ricordo che al Giro d'Italia lassù in cima vedevi tutta la gente, anche perché sì, di là vedi chilometri, tutta la salita. Qua fa un anfiteatro naturale dove si è stupendo. Si vede un bel tratto della salita, quindi quando passa il giro i tifosi si mettono in questo tratto perché vedi tutto. È molto molto bello, molto d'effetto. Ecco, qua siamo al tornantone che vi dicevo, in mezzo a questo pianoro, e qui proprio la strada molla completamente. Cosa mancano? Qui mancano 3 chilometri. Tre? Fai. Allora metto il 23. Quasi. Sì, qua si può. 23. Di traffico. Ah, ci voleva questo momentino qua, eh. È l'ultimo? Qua no, fa ancora più in su, fa ancora un altro pezzo a un chilometro e mezzo. Quindi puoi confermarci che il peggio è passato. Il peggio oramai è passato, sì. Guarda i Merens. I Merens, ecco, quelli sono cavalli sono neri. I cavalli neri. Sono dei bei gregari quelli, eh. Eh sì. Sono forti. Sono forti, sono cavalli robusti, adatti alla montagna. La statura non è tanto alta, sono piccolini, 1,50 m al Garrese arrivano. E sono adatti appunto alla montagna a lavorare. Sono degli ottimi gregari. Eh sì, dei lavoratori instancabili, come i gregari. Il 25. E qua si riesce a vedere un po' tutto quello che ci aspetta. Sono due tornanti e poi si arriva sull'altro pianoro, l'ultimo che rimane. Che io rimetto il 25. Dove c'è il lago, c'è un laghetto. Siamo ormai quasi 2004. Ciao. Ciao. Da qui dovrebbero mancare meno di 3 chilometri. Sì, qua siamo a 3 chilometri circa dal. Qua però torna a farsi un po' difficile. Davide, raccontaci qualcosa. No. Viene in mente il giro del 2007. Era una giornata come oggi, molto bella. E c'erano corridori da tutte le parti. Sembra che in fuga ci fosse Boulanger. Boulanger, sì. Era partito subito. Subito. Ma qui mi impressionò Piepoli, tirato sempre lui, nel tratto duro, quello là
prima direzione in rettilineo. Avevo visto anche Di Luca un po' preoccupato. In affanno. Sì. 3 chilometri. 3? 2004. Ricco, dopo aver tirato un po', andò in difficoltà. Saboldelli, per la caduta, saltò. E rimasero in 6, sì. Mi pare. Sì. Di Luca, Cunego, Simoni, Piepoli. Mazzoleni. Schleck. E Schleck. Credo che altri... forse nessuno. Piepoli tirò poi tutta la discesa, il breve tratto in pianura e anche metà Isoar. Poi lo trovai a bordo della strada praticamente fermo. Ma fece un lavoro straordinario. E la cosa che mi ha colpito di Piepoli e che guardava sempre in alto. Sempre, come volesse sfidare la montagna. Di solito in salita guardi lì, no? La ruota davanti. Ti concentri, non vuoi guardare quello che c'è. E se lui sui pedali, sai, 52-53 kg. Eh sì, scalatore puro. Scalatore puro. E... poi Boulanger fu raggiunto sull'Isoar, ci fu uno scattino di Luca in cima. Ah sì. Ma lui ha detto che lo ha fatto per cominciare la discesa davanti. Però poi ha vinto la tappa e ha preso la maglia rosa. Ragazzi, vi chiedo la linea perché da 400 metri a questa parte la strada è molto impegnativa. Questo tornante a percorrerlo all'interno veramente ti sfiora il 50% di pendenza, quindi è meglio farlo largo. E qua è ancora dura. Sì, ma dai, la vetta ho mangiato un moscerino. Com'era? Proteine, va bene, sono buone. Vedrai che tra un po' senti beneficio. Pieno di moschini qua. Ecco qui il tratto, questo tratto con i due tornanti. E di tutto. Finisce. Sì. Sì, qua, dietro questa roccia, si arriva sull'ultimo pianoro, dove c'è un lago, un laghetto. E lì la strada diventa di nuovo molto più agevole. E vai. Perché? Incredibilità qua, che la pendenza. Ah, qui sarà il 14. Bella ostinata, non cessa mai per lunghi tratti. Anche se, come dicevi tu, qua dovrebbe venirci un po' incontro. Sì, qua adesso si fa più facile. Pieno di moscerini. E con il caldo. Non è che sto andando bella male. Giornata. Dov'è sto piano? È qua, eccolo lì. Siamo arrivati. Vedi che qua la strada si fa più facile. Dici? Sì. Sì. Poi anche una volta che si arriva qua è fatta. Mancano 2,5 chilometri. Io comunque questo piano mi è sfuggito.
No, no, lo trovi qua, qua ancora. Ah, non siamo ancora arrivati al piano. Non ci siamo ancora al piano vero e proprio. Dicevo. Due e mezzo. E che noi ogni volta arriviamo a 2-3 km dall'arrivo, dalla cima, non sai più cosa dire. Dici anche te, come tanti piemontesi, in punta. In punta, sì. Guarda, è là la vetta. Ecco, là dove ci sono le case. Case, ce n'è una. Sì. C'è un rifugio. Allora vedo doppio. Ma il piano è questo? No. Qua, qua. Ormai siamo a 2005. Siamo a 200 metri di dislivello. È stata fino a qua una salita molto bella, tanto bella quanto dura. Ma ci sono anche dei momenti in cui si può riprendere fiato. Sono pochi, quindi è giusto sfruttarli al massimo. Panorama è unico. Siamo vicinissimi alle nuvole. Siamo saliti in cielo. Sì. Eccolo qui. Qui le pendenze sono agevoli. Sembra che questo chilometro stiamo affrontando, la pendenza media è intorno all'8,7-8,5%. Ho letto sul cartello indicativo di prima. Poi qua ci sono 300 metri proprio. Ecco il laghetto. Dove c'è il laghetto, che sono molto facili. Qua durante il giro, quando passa le tappe del Giro d'Italia, qui è pieno di camper, la gente che aspetta il giro. Si è fermato, c'è una macchina. Ah, sì, in effetti. Anche questo qua mi sembra un po' di fretta. Da quello che mi ricordo adesso, pendenze impossibili non ci sono più. No, qui non ci sono più adesso. Se arriva all'ultimo tornante, dove manca un chilometro, e lì poi sono tutte 7-8%. Può essere un buon trampolino di lancio per attaccare e staccare Davide, farli fare. Manca un chilometro e mezzo. Una figuraccia. No, Davide. Faccio finta di non sentirti io. Metto il 23. Io continuo col 25 perché trovo bene così. Riesco ad avere quella pedalata giusta. Ma qui è ancora Italia. O è già qui è ancora Italia, sì, sì. Il confine passa proprio sulla punta. Meglio mettere i 25, dai. Si vede un bel pezzo di salita, eh.
Anche fare una strada qui ci vuole. Hanno avuto del bel coraggio, eh? Eh sì. Anche a farle in bici ci vuole un bel coraggio. No, eh. Molto bello. Qua tra l'altro in questo momento mi sembra che spiani ancora. Spiana ancora qua? Sì, qua fino al tornante all'ultimo chilometro le pendenze sono, qui sarà un 5%, 6%. Ah, quindi di più. Quindi non vuol dire che sto bene, che spiana la strada. 8, 10, Davide. Mi sembra che la gamba giri da sola. La tua. Siamo quasi all'ultimo chilometro. Comincio a trovare il buon umore. Eh sì, perché la fine arriva, si avvicina. Fine della salita. La fine, sì, della salita. Detto così. Meglio. E quando si arriva qua oramai si dà tutto quello che si ha. Sì. Poco. E basta. Però. Pensa che di qua si vede Chianale. Si vede Chianale, si vede l'inizio di Ponte Chianale, tutta la valle. Sì. Ma anche da giù si riesce a scorgere la vetta. Chilometro 100. E questa è una salita, secondo me, che per essere affrontata bisogna aver bisogno di un po' di preparazione. Rapporto giusto, allora si riesce a godere ogni aspetto, dalla strada alla fatica allo scenario, che personalmente è uno dei più belli che io abbia mai visto. Qui l'asfalto è stato rifatto di nuovo. Sì. Quindi anche un po' più scorrevole. Più scorrevole. Comunque in generale l'asfalto è buono. Sì. Tutta la salita. E di qua, ecco, da un chilometro alla cima si vede, 800 metri, si può vedere la cima, mentre invece da prima sotto non si riesce a vedere. Anche se sembra quasi non arrivare mai. Poi l'ultimo tratto però non è mica troppo facile. L'ultimo tratto è di nuovo impegnativo, sì. Anche questo è troppo facile. Siamo al 10, 11, 12. Poi non c'è più ossigeno. Eh no. Sono quasi 2,7. Comincio ad essere stanco? Sì. Sì. Ah. Là c'è una statua, c'è una statua, sì, con un rifugio. Quindi e qua c'è un punto di
rilevamento. Penso che sia di rilevamento per il meteo. Sì. Il servizio regionale, che poi penso lo divulghi anche alla per il servizio nazionale. Comunque qua è dura, eh. Ah, che mal di gambe. Ma quanto manca? 500. Ancora? Penso. Si vede, è lassù. Già capito che bisogna soffrire fino in cima. Eh già. Eh sì. Ah. Tua bici come va? Bene, bene. Hai bisogno di una mano, Davide? No, no. Là. Di allora... una mano mi sa che hai bisogno le gambe. No, perché è fatta, quindi oramai. Davide, serve una spinta? No. Questo è l'ultimo tornante. Qua c'è il rischio che nevichi anche d'estate. Eh sì. Eh? Qui anche a luglio si fa due giornate brutte qua. La temperatura di notte scende. Può anche andare sotto lo zero e rischiare di beccare la neve se fa un temporale. Rifugio degli alpini. Eccoci! Ah, ah, ci siamo. Metto il 23. Ce l'abbiamo fatta. Però è stata dura. Sì. Ale, stiamo per finire l'Italia e stiamo per cominciare. E anche l'energia. Francia. Ciao Francia. Nicolà! Ciao, grazie. Davide. Grazie della compagnia. Grazie a te. Ale, GPM secondo. GPM. Adesso. Guardate qui. Ah, che bello! È stato molto bello pedalare con voi oggi, ma soprattutto la salita ha vari aspetti. Il primo, dove si è modo un po' di rifiatare, di spingere un po', ma c'è possibilità di recuperare i primi 10 km. Poi si hanno un paio di chilometri prima della sbarra, dove si va quasi in pianura. Dopodiché il viso di Davide lo testimonia, anche il mio, è molto dura. Gli ultimi 10 km sono veramente impegnativi, si hanno lunghi tratti dove le pendenze non cessano mai, costanti al 12-14%. Io ho fatto fatica. È una delle salite più dure, soprattutto per la lunghezza, ma anche per questi ultimi 10 km, non c'è tregua. Bisogna essere preparati, avere i rapporti giusti e in alcuni casi, se non avete questo grado di preparazione, salire al limite del ribaltamento, altrimenti poi entrenti non arrivate in cima, ma ne vale la pena perché lo spettacolo è quasi unico. Veramente, ne vale la pena fare una salita per arrivare qua a vedere queste montagne, questi paesaggi. Grazie Nicolà. Grazie a voi. Questo quindi ciao. Questo è lo stemma occitano. Se andate di qua magari trovate anche qualche bandiera. Sì? Sì, nel Queyras. Quando arrivate giù vedrete. Ok. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Bocca al lupo. Fosta lì.
La misura della potenza meccanica che il ciclista esprime pedalando è una misura che sta suscitando sempre maggiore interesse tra i ciclisti di ogni livello, quindi non solo tra i professionisti ma anche tra gli amatori. È una misura che ha iniziato a diffondersi verso la metà degli anni 90, quando sono comparsi sul mercato i primi strumenti che appunto consentono il rilevamento della potenza mentre il ciclista pedala. È una misura estremamente interessante quando viene effettuata in maniera accurata, perché ci consente di capire quanto effettivamente il motore del ciclista è in grado di esprimere in termini di potenza, quanto cioè la sua efficienza dal punto di vista fisiologico e biomeccanico riesce poi a trasformarsi in lavoro, anche se sappiamo che poi tra la potenza meccanica e la velocità intercorrono altri fattori che devono essere presi in considerazione, quali le condizioni aerodinamiche ed altri fattori legati alla determinazione dell'assorbimento di potenza quando si pedala. I sistemi che misurano la potenza meccanica sostanzialmente si basano quasi tutti su un principio che è quello della deformazione che i vari apparati di trasmissione delle forze dal pedale fino alla ruota subiscono appunto per effetto della forza che viene applicata quando si pedala. Il sistema più diffuso è il sistema SRM che rileva le deformazioni praticamente a questo livello, a livello della guarnitura, quindi per effetto delle pressioni che vengono applicate ai pedali si crea una sorta di torsione a livello delle razze della guarnitura che il sistema è in grado di rilevare attraverso dei sensori particolari, si chiamano strain gauge. Questi sensori sostanzialmente mandano un particolare segnale elettrico che viene trasmesso poi all'unità centrale del sistema e che in base alla deformazione subita consente di capire qual è il livello di forza che viene applicata. Un altro sistema che si sta diffondendo abbastanza rapidamente è il sistema PowerTap, che invece rileva le deformazioni a livello del muso posteriore. Questi due sistemi sono due sistemi dei quali è stata testata da diversi ricercatori l'affidabilità in termini di accuratezza, cioè di precisione nel leggere la potenza, e di ripetibilità, cioè di capacità del sistema di leggere sempre nelle stesse condizioni lo stesso livello di potenza. Non tutti i sistemi sono ripetibili ed accurati, non tutti i sistemi che si trovano sul mercato, alcuni hanno dei livelli di approssimazione o meglio degli errori di misura che sono abbastanza rilevanti e che in alcuni casi sono insiti proprio nella struttura, nel principio di funzionamento del sistema. Di conseguenza è molto importante, quando si sceglie un misuratore di potenza, essere sicuri che si tratti di un sistema veramente accurato e ripetibile. Quanto un sistema deve essere accurato? Secondo il mio punto di vista deve essere in grado di dare la lettura della potenza con un errore non superiore al 3%, poiché se consideriamo che la potenza che un soggetto è in grado di tenere in un cronometro di 15 minuti è solo il 6-7% superiore a quella che è in grado di tenere in un cronometro di 30 minuti, che ogni ciclista sa si affronta con un passo decisamente diverso da quello di un cronometro di 15 minuti. Ecco, quindi capiamo quanto una differenza del 3% sia comunque un margine accettabile, ma che non debba essere superato, altrimenti si rischia di avere un sistema di rilevamento che non consente di discriminare correttamente tra i vari livelli di sforzo che il ciclista fa. Teniamo presente che i range di potenza media che si possono tenere su una salita di 30-40 minuti variano moltissimo a seconda del livello prestativo.
un professionista di alto livello che competa in un tappone di un grande giro per la classifica generale riesce a salire per 30-40 minuti a una potenza media di circa 6 watt per chilo, mentre un amatore riesce a pedalare in salita per 30-40 minuti a circa 4-4 watt e mezzo per chilo se è un buon amatore e in alcuni casi ahimè a non più di 3 watt per chilo se invece è un amatore abbastanza scarso. Quindi dicevamo è molto importante scegliere un sistema di misura della potenza qualora si intenda andare verso questo tipo di misura che sia estremamente accurato e ripetibile ed è altrettanto importante seguire scrupolosamente le procedure di calibrazione e assicurarsi che a monte il sistema sia stato adeguatamente calibrato, altrimenti l'errore può essere anche superiore al 10%, sarebbe sicuramente poco utile. I dati di potenza vengono aggiornati dal monitor che il ciclista ha sul manubrio con delle scadenze temporali che possono essere scelte ogni secondo, ogni 2-3 secondi e vengono comunque tutti immagazzinati insieme solitamente ad altri dati quali la velocità istantanea ed anche la frequenza cardiaca. Alla fine dell'allenamento, attraverso una semplice interfaccia, i dati possono essere trasferiti in un personal computer e all'interno del personal computer il soggetto può crearsi una vera e propria banca dati dove può poi richiamare all'occorrenza, al termine dell'allenamento o anche a distanza di molto tempo, i vari allenamenti svolti e confrontare i vari parametri di potenza, frequenza cardiaca, cadenza di pedalata, eccetera, che sono stati immagazzinati. A questo punto la domanda che molti ciclisti fanno è questa: ma è meglio allenarsi in base alla frequenza cardiaca o è meglio allenarsi in base alla potenza? È meglio utilizzare il cardiofrequenzimetro o è meglio utilizzare un misuratore di potenza? La risposta corretta a questa domanda è che non è meglio né l'uno né l'altro, è importante invece utilizzare tutte e due, cioè incrociare i dati di potenza con i dati di frequenza cardiaca, andare a capire quando si è fatto una certa salita o un certo percorso qual è stata la potenza media che si è sviluppata e confrontarla con il dato di frequenza cardiaca e con le sensazioni soggettive di fatica che ci danno un indice di come il nostro organismo ha affrontato questa fatica. Quindi non si pone il dilemma di scegliere tra potenza e frequenza cardiaca, si pone ormai, per chi ne ha la possibilità, l'opportunità di scegliere una misurazione di entrambi questi parametri.
Il momento migliore per affrontare l'Agnello possiamo dire che è verso fine aprile, Pasqua, così. Aspetta. Agnello con le patate. Cos'è che devo dire? Non devo dire niente. Volevo dirlo. Agnello 7 prima.